Ciao a tutti! Oggi facciamo la festa della mamma! La torta per la festa della mamma! E oggi la mamma aiuta Miki. Allora, facciamo... Sai che torta facciamo? La torta delle fragole. Con le fragole. Facciamo una buonissima cheesecake alle fragole. Allora, iniziamo. Vai, metti la ricotta. Ok. Lo zucchero. No. Tu. Ok. E una bustina di vanillina. Io voglio mettere. E adesso mescoliamo bene. Vai. Finito. No. Mescoliamo. Questo qua adesso lo mettiamo in frigo. Guarda qua, qua. Ok, questo adesso lo mettiamo in frigo e facciamo la base della torta. Allora, adesso prepariamo la base per la nostra cheesecake con i biscotti e il burro. Vai, metti i biscotti. Ma sei questo? No, l'hai già mangiato. Oh, mio Dio. Vai. Ti va anche bene perché bimbi. Ho messo buono. Ah, devi essere già. No, metti. Aspetta, te ne metto io, va. Io. Ok. Facciamo anche le briciole. Li tritiamo prima un po'. Vai. Di qua. E poi ci aggiungiamo anche il burro. No, le fragole dopo. Adesso continuiamo un attimo a mescolare. Aspetta che prendo. Vai. Allora, adesso versiamo il nostro composto di biscotti e burro in una teglia. Io ho preso una teglia apribile e l'ho anche rivestita con la carta da forno così che poi riesco a sfilarla meglio. Allora, mettiamo qua. No, Niki, le metto prima. Niki. E adesso, guarda cosa facciamo, Niki. Adesso li schiacciamo bene con un cucchiaio la base. Dappertutto. Io. Vai, schiaccia. Non è ancora pronta. Adesso questi qua li schiacciamo bene. Abbiamo fatto la base. Ho fatto tutto. No. E la mettiamo in frigo per almeno mezz'ora. E poi passiamo, Miki. Se Miki lascia un po' di biscotti qua. E poi passiamo a fare la crema di fragole. Adesso passiamo a fare la crema per la nostra cheesecake. Allora, prima di tutto mettiamo la gelatina a mollo all'acqua. Vai. Allora, c'è un'altra qua. Mai. No. Ok. Bagno okay. Con le mani? No, ti devi lavare le mani qua dentro. E la lasciamo qui in ammollo. Poi frulliamo le fragole. Metti le fragole qua. Così, vai. Metti dentro. Le hai già mangiate... Dopo aggiungeremo una fragola. Vai. Oh, le ha mangiate anche prima. E adesso le frulliamo. Io no. Vai. Questo? Vai. Mettiamo la nostra purea di fragole nella ricotta che abbiamo fatto prima e la passiamo da un colino così non vengono i semini. Vai, versa qua. E poi da sentire adesso. Cosa devi sentire? Aspetta. Ma l'hai sentita prima? Dai. Aspetta, guarda cosa facciamo. Allora adesso guarda, facciamo così i semini rimangono qua e va tutto no, su. No, da sentire. Cosa vuoi assaggiare? Questo. E dopo te lo faccio assaggiare. No, questo. Ah, no, con questo. Sto, senti. Com'è? Buona. Sa se riusciremo mai a fare la torta. Miki, cosa li mettiamo nella torta? La banana. La banana? No, passiamo con le fragole. Banana. Mescoliamo. Hai visto come diventa tutta rossa la ricotta? Mescoliamo. Poi è un altro colore rosso.
diventa rosino, diventa rosino. Scriviamo. Mi piace rosino. Ma ti piaceva anche bianca, non solo rosino. Ti piace. Ti piace di più così adesso che è rosino? Sì. Se dovessero essere rimasti dei grumi della ricotta, vi conviene prima di aggiungere la panna e frullate con un mini pimer sulla prima immersione. Poi, una volta mescolate, passiamo a montare la panna. Miki, montiamo la panna. Qua. Quando la panna è montata, la aggiungiamo alla nostra ricotta rosa, vero? Sì. Mettiamo qua. Ma dobbiamo mescolare da nuovo? Sì, adesso la dobbiamo mescolare dal basso verso l'alto. Così non si... voglio mescolare. Sì, ora dobbiamo mescolare. Dobbiamo mescolare. Così non si smonta la panna. Sì. Piano, piano. No, non è finita. No, non è finita. Adesso gli dobbiamo mettere la gelatina. Prendiamo un pentolino. Strizziamo la gelatina di prima, aspetta, qua così, qua, non ce n'è più qua, strizziamo. Io solo voglio mettere. Ok, l'ho presa tutta, sì. E poi mettiamo due cucchiai del nostro composto qua. Non mi... E lo facciamo leggermente scaldare sul fuoco, in modo che si scioglie la gelatina, ma proprio tempo che si scioglie la gelatina, perché non deve bollire, altrimenti non va bene. Una volta che si è sciolta la gelatina, poi... Poi lo riversiamo nel composto. Quando la gelatina è sciolta, la mettiamo qua dentro. Il nuovo, come? Sì. No, quelli prima. Quella di prima. E mescoliamo. Io voglio mescolare. Vai, senza mangiare. No, io andavo. Ti posso aiutare? No. No. E poi... La mettiamo quando l'abbiamo mescolata bene, così la mettiamo dentro alla nostra tortiera con la base di biscotti. E adesso mettiamo tutto qua dentro, guarda che bello. Basta, Miki. Cola, allora, adesso dividiamo bene. Guarda solo, io solo. No, ma... Così, okay. E poi la mettiamo in frigo per 4-5 ore che si rassoda. Allora, poco prima di servire la torta a tavola, prepariamo una salsina con le fragole. Mettiamo le fragole. Lo zucchero a velo. Mescoliamo. Aspetta. Mescoliamo questo con la cosa. E un pochino di succo di limone. Frulliamo tutto ed ecco pronta la nostra salsina. Adesso prendiamo la torta, passate le ore in frigo, tiriamo via la cheesecake dalla tortiera e adesso decoriamo con un po' di fragole e con un po' di panna montata. Vediamo se aspetta, insieme piano, però sono bene. Facciamo un po' di ciuffi, sì. Qua, questo per me. E questo è per papà. Fate un po' a fantasia. Adesso qua con Miki. Vediamo cosa ci possiamo inventare. Allora, continuiamo. Ho tagliato prima una fragola a fiore. Apriamo i petali. E soffiamoli. No, non devi soffiare. La mettiamo. Così. Aspetta, poi prendiamo altre fragole che ho tagliato a fettine, però ho lasciato attaccate di qua. Le apriamo un po' così. Aspetta, no, aspetta, Miki. Guardati questa qua, se proprio questa tagliata. La mettiamo qua. Poi ne mettiamo un'altra qua. Vediamo come riusciamo a decorarla con Miki. Rimangono un po' di fragole qua sopra e poi possiamo metterle anche un po' qua, un po' di fragole qua. Questo metto io. Vai. Questa va qui.
Qua, mettiamole qua in piedi sul bordo, poi adesso giriamo così. Questo così. Qui. Bravo. Poi magari ci mettiamo anche qualche altro ciuffetto di panna. Insomma, decoratela un po' come più vi piace. Questo va qui. E più riuscite anche, se la fate con vostri figli. Questa qua. Questa per pranzo la teniamo? E la salsina che abbiamo preparato prima la serviamo proprio all'ultimo, dopo che tagliamo la torta a fette e la mettiamo nel piatto, mettiamo un pochino di salsina sopra la fetta di torta. È che non si papà! È la torta di papà, abbiamo fatto tanto poi di papà. È la torta per la festa della mamma. Il papà. Vabbè. Adesso va, la tagliamo e la assaggiamo. È la torta di papà. È di papà? Quindi non è per la festa della mamma? E vabbè. La tua festa è umani. La tua festa è umani. Sì, ma noi l'abbiamo fatta un po' prima, così la possono fare anche gli altri. Aspetta. Facciamo una fettina sottile. Mangio. Così. Non voglio mangiare questa. No, mangiamo la fettina, non è che ti devi mangiare tutta la torta. Poi mettiamo sopra un po' della salsina che abbiamo fatto prima. Cosa? La salsina di fragole. Ma dai, cadere, mamma. Assaggi prima tu? Sì, guardate un po'. Vai. Aspetta che hai assaggiato tutto il tempo. Com'è? Com'è? Posso assaggiarla io? Un monellino che sei. È buonissima. No, è fredda. È fredda perché era in frigo, una cheesecake. Però è veramente buonissima. Poi l'ha fatta Miki, quindi è deliziosa. È di mamma. È di mamma. Allora facciamo gli auguri a tutte le mamme. Auguri a tutte le mamme. Buona festa delle mamme. Salutiamo. Buona festa delle mamme. Buona festa a tutte le mamme. Ciao ciao. Ciao ciao.